Piacere di presentare Michele, ci conosciamo da, stavo per dire, moltissimi anni, ma questo ci invecchia, dunque da alcuni anni. Michele Salvati ha studiato a Pavia, ha fatto il suo PhD all'Università di Cambridge, ha insegnato alla Statale, editorialista del Corriere della Sera, deputato dell'Ulivo dal 1996 al 2001, e quello che in inglese si potrebbe definire un public intellectual, cioè qualcuno che sì, studia, scrive libri, produce conoscenze, ma interviene anche nella vita politica del suo paese e dunque fa continuamente la spola tra l'uno e l'altro. Deve essere un'operazione estremamente stancante, non sono mai riuscito a fare questo passo abbastanza impegnativo. Oggi è direttore del Mulino, ha scritto su capitalismo, mercato e democrazia. I temi sono quelli centrali, importanti, se c'è contrasto tra democrazia e capitalismo. È un matrimonio difficile, che cosa impegna sia l'uno che l'altro, ci sono possibilità di divorzio, il divorzio, ci sono state separazioni comunque, e quali sono le caratteristiche politiche dunque del capitalismo moderno. Michele Salvati è, direi, stavo per dire tra i pochi, ma questo è troppo cattivo, tra i pochi che riesce a essere calmo e pacato e non ideologico o non eccessivamente ideologico nella conversazione politica, e dunque perfettamente adatto alla nostra storia in piazza. E do immediatamente la parola a Michele Salvati. Grazie per l'applauso, l'incoraggiamento. Vi avviso che io ho una voce particolarmente afona, nel caso non mi sentiste fate capire il vostro che non mi sentite, ma mi capita abbastanza spesso, specie di recente. Il tema, insomma, i libri e gli articoli che analizzano la crisi della democrazia odierna riempirebbero biblioteche in realtà. E io credo però che questo sia senz'altro una conseguenza, ma più una conseguenza del numero di cattedre, di discipline che si occupano di politica e dunque degli studiosi interessati a pubblicare su queste materie, che non del fatto che la democrazia stia attraversando oggi una crisi peggiore di quelle che ha attraversato in passato. Perché la democrazia, in tutte le forme storiche che ha assunto, dalla democrazia diretta degli antichi alla democrazia rappresentativa dei moderni, e per venire a quest'ultima, la democrazia rappresentativa, alla democrazia notabilare dell'Ottocento, a suffragio ristretto, alla democrazia a suffragio universale dei grandi partiti ideologici di massa del Novecento, sino alla democrazia mediatica e fortemente personalizzata dei nostri giorni, cioè in tutte le forme che ha assunto, molto diverse tra loro, è sempre stata in crisi, ma sempre. In crisi perché, per due motivi fondamentali, perché il suo ideale di eguaglianza, cioè di uguale influenza politica di ogni singolo cittadino nella direzione della comunità a cui appartiene, e oggi sono grandi stati, è sempre più o meno stato smentito dalla realtà. Questo ideale di uguaglianza non si è mai verificato. Questo è il primo motivo. Un motivo dal lato, per così dire, dell'input, cioè dal lato del contributo, diciamo, alla democrazia. E perché, e questo è il secondo motivo, l'ideale di buon governo. L'ideale di buon governo che alla fine è l'obiettivo di qualsiasi regime politico, quello che qualsiasi regime politico, monarchia, oligarchia, dovrebbe ottenere, non è mai o difficilmente stato approssimato in questa forma di governo. Quando intendo un buon governo, intendo al momento
mi si passa questa espressione, un governo che sia benefico per i nostri figli e nipoti, cioè un governo che assicuri. Il buon governo è il famoso affresco di Lorenzetti nella sala comunale di Siena. Pace, no? Modesto benessere, relativa libertà. Per noi e soprattutto per le generazioni a venire, quindi un governo lungimirante. Questo è, ne do questa immagine al momento approssimativa, ma insomma avete capito che cos'è. Sono due ideali diversi, un ideale di eguaglianza nella conduzione della cosa pubblica, a che fare con l'input, e un ideale di output, no, di esito della democrazia, no, nei confronti del benessere dei cittadini. Fino a metà del Settecento, che sia così, fino a metà del Settecento i principali filosofi e pensatori politici pensavano che in condizioni di democrazia non fosse questo ideale di buon governo e di partecipazione neppure approssimabile. Per le spinte demagogiche e irresponsabili che la democrazia sollecita o consenta. E in realtà anche dai filosofi più aperti, noi più progressisti, chiamiamolo così, fino ad allora, erano preferite alla democrazia, al governo del popolo, altre forme di governo come una monarchia temperata o un'oligarchia temperata, un'aristocrazia temperata. No? Poi, dopo le rivoluzioni americane e francese, si vide che così non era, che la democrazia restava sì il peggior sistema di governo, come disse Churchill, ma tranne tutti gli altri. Cioè sostanzialmente la democrazia era gestibile senza grossi guai dal lato dell'output, cioè dal lato degli esiti che questa produceva. Per questi motivi la democrazia è sempre stata in crisi. Allora la domanda di fondo, visto che un giorno sì e l'altro pure, su molti giornali, particolarmente sulla Repubblica, voglio dire anche da carissimi amici, Nadia Rubinati, altri ancora, no? Si elevano alti lai sulla mancanza di democrazia, sul fatto che la democrazia non funziona, e allora la domanda che uno si deve porre è la crisi attuale, e mi limito ai paesi economicamente e socialmente avanzati, peggiore delle altre, peggiore delle tante crisi che la democrazia ha avuto nel passato, la democrazia del pubblico, come la chiama Manet, una democrazia lideristica, una democrazia davanti alla quale, diciamo, si pone un leader, il quale affascina la televisione, richiede, no, a un pubblico televisivo anonimo, frantumato, spezzettato, eccetera, vota Antonio, tanto per intenderci, per ricorrere al grande filosofo politico Totò, ma insomma chiede consenso sulla base di promesse di vario tipo, no, televisive. È questo tipo di democrazia, peggiore della democrazia notabilare dell'Ottocento, o della democrazia dei grandi partiti ideologici di massa del Novecento, sia sotto il profilo, la domanda è peggiore, sia sotto il profilo dell'ideale dell'uguaglianza di influenza politica, dal lato dell'input, sia sotto il profilo del buon governo, del governo per i figli e per i nipoti. Facciamo un rapido excursus. Ovviamente nessuno pensa di ritornare alla democrazia notabilare e al suffragio limitato, ma va detto, e lo ricordo semplicemente, che è solo in quel tipo di democrazia, a suffragio ristretto, solo quel tipo di democrazia, è stato il solo regime in cui i parlamentari avevano autonomia di base di consenso, in cui i parlamentari erano indipendenti da partiti. Il problema, per intenderci, tanto discusso oggi, che i parlamentari sono nominati, nell'Ottocento, nel corso della democrazia notabilare, non si poneva. Parlamentare era il boss locale e la sua base di consenso era unica. Non c'era un partito che poteva dire no, al posto tuo io preferisco, diciamo, trasferire un qualcuno che viene dalla Sicilia o qualcuno che viene da un altro paese. Questo sistema in cui i partiti piazzano nei vari posti e nelle varie sedi e nei vari collegi sicuri, no? Delle persone a loro più affidabili, no? Questo non si poneva. Era il boss locale. Tenete presente però che si era in una situazione nella quale il collegio, no, un collegio uninominale, era molto inglese, voglio dire, come sistema di collegio uninominale, nel quale si eleggeva un solo deputato, se il Senato era organizzato su base totalmente un solo deputato, e molto spesso il collegio
no, dati i limiti di censo e di istruzione che erano posti ad essere iscritti in quel collegio, poteva essere molto piccolo. C'erano dei collegi, ad esempio, nei tardi anni dell'Ottocento, c'erano collegi che avevano 80, 120, 200, 400 persone. Insomma, questo è l'ordine di grandezza. E chi era il boss locale, chi erano le persone che competevano per un posto, nei confronti, tra l'altro, di un pubblico, un'altra caratteristica notevole che avevano, non soltanto non c'era nessuno che li piazzava lì, ma quelli che ti votavano erano persone simili a te, cioè erano persone del tuo stesso ceto. E quindi ti conoscevano molto bene, sapevano chi eri, c'era anche un grado di conoscenza molto elevato allora. Queste sono due cose che volevo sottolineare. Noi non possiamo ritornare a quel sistema, ovviamente, però tenete presente che alcune delle cose che oggi si imputano come difetti del tipo di democrazia partitica o addirittura del tipo di democrazia mediatica che abbiamo adesso, allora non si ponevano, cioè c'era maggiore uguaglianza tra l'eletto e gli elettori, no? E c'era quindi una maggiore conoscenza tra questi, e soprattutto non c'era nessuno che faceva queste trasposizioni che oggi consideriamo come poco democratiche. Allora, in ogni caso, non possiamo tornare a una cosa per cui dovevi avere tot lire di reddito. Le lire di allora erano molto più degli euro di adesso, e dovevi, diciamo, poi in seguito era solo la firma, ma all'inizio dovevi sapere dar prova di lettura e di scrittura. Insomma, questi, a quel tipo di sistema non ci troviamo, e nessuno vuole tornare. Lo considereremmo, rispetto alla domanda di uguaglianza, che è una domanda profondamente radicata, quella dell'input per intero, nell'ambito della democrazia, intollerabili. Però quel tipo di democrazia consentiva questi due vantaggi che sono notevoli. Quindi non c'è più nessuna nostalgia per la democrazia notabilare. Invece sembra che molti abbiano nostalgia per i grandi partiti ideologici di massa, quelli che alcuni di voi, vedendo la quantità di teste bianche che ci sono in giro, hanno una buona esperienza. Voglio dire, era la democrazia della Prima Repubblica, tanto per intenderci. Hanno nostalgia sia sotto il profilo dell'ideale democratico, dell'ideale di eguaglianza, dell'input per intenderci, sia sotto quello della qualità del governo, della qualità quindi degli esiti del governo. Cioè, si prendevano decisioni più sagge, più corrispondenti agli interessi profondi del paese, della comunità in cui si vive, e quindi agli interessi del paese nella sua continuità, quindi agli interessi, diciamo, dei figli, dei nipoti, delle persone. Era così. Era veramente così? Cioè, questa nostalgia è così giustificata? Io credo che sia lecito dubitarne, sia e sotto entrambi gli aspetti. Il gioco politico lo fanno i partiti, che esercitano una stretta disciplina sui parlamentari. Finita quindi la loro indipendenza, l'indipendenza dei parlamentari rispetto ai partiti. Guardate che il grado, diciamo, di legame tra partito e parlamentare, e il grado di dissenso possibile al parlamentare rispetto al partito, erano molto limitati anche nella Prima Repubblica, non sono soltanto limitati adesso. Quindi finita l'indipendenza del parlamentare. Ma uno potrebbe obiettare, ma la democrazia poteva esplicitarsi, poteva operare all'interno dei partiti, dentro i partiti. Era così? Nuova domanda. No. I partiti erano strutture oligarchiche, associazioni che formalmente operavano dal basso verso l'alto, bottom up, dalle sezioni alle federazioni alla direzione nazionale, ma in realtà funzionavano top down, cioè dall'alto verso il basso. Grosso modo era come se la direzione del partito scegliesse i dirigenti di base, voglio dire. La dialettica non era così forte, e ci sono dei testi già all'inizio del Novecento, famoso testo di Michels, che mostravano chiaramente come in realtà un partito fosse una stretta struttura oligarchica. Questi sono fatti noti ai miei colleghi che studiano scienza politica, ma potrebbero essere noti a tutti, ma sul fatto che il partito fosse una struttura oligarchica che apparentemente come un'associazione, erano i membri di base dell'associazione che in maniera piramidale prima eleggevano i dirigenti della sezione, questi i dirigenti provinciali,
poi in seguito ci sono aggiunti i dirigenti regionali e poi la direzione nazionale, cioè dal basso verso l'alto. Non funzionava così le cose. E si può discutere a lungo, ma io non ho il tempo di farlo. No? Quindi non era una struttura così democratica, ma almeno si potrebbe controbattere, organizzare un grande consenso di massa su linee politiche condivise di un gran numero di elettori, questo i partiti lo facevano. C'era in un certo senso rispondenza, anche se guidata, anche se ideologica, con la società. La società esprimeva indirizzi, i politici li trasferivano nel Parlamento e nel governo, e ciò avveniva in una situazione in cui gli stati nazionali avevano una parvenza di autonomia, in cui i vincoli internazionali erano meno forti di adesso, e questo arriva poi a un problema che è il vero limite alla possibilità di esercizio di una democrazia. Era poi proprio così? Allora, sia sotto il profilo dell'eguaglianza di influenza, il primo profilo, dell'ideale, sia sotto quello del buon governo, non si trattava affatto di una situazione così buona. La nostalgia, io credo, e qui dico una cosa su cui forse alcuni di voi mi possono improverare, rispetto al tempo della Prima Repubblica, questa è una situazione italiana, è dovuta ad altre ragioni. O a ragioni di rimpianto ideologico, cioè le persone che erano convinte delle visioni ideologiche che venivano utilizzate dai partiti per raggruppare il consenso di un enorme numero di persone, perché singolarmente le singole persone, ognuna di loro, nella misura in cui ne ha idee diverse come si debba governare. Quindi i partiti avevano questa funzione straordinaria di raggruppare in filoni, intelligibili e comunque molto numerosi, i consensi delle persone. Allora, o per ragioni di consenso ideologico, perché a qualcuno piaceva la linea del Partito Comunista, o qualcuno piaceva la linea della Democrazia Cristiana, per questo motivo, o per rimpianto, e io credo che sia il motivo super maggiore, per rimpianto per la coincidenza della fase dei grandi partiti ideologici con la fase di grande benessere economico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, sostanzialmente, le cose ci sembravano andare meglio, lo dico in altri modi, durante la fase dei partiti ideologici di massa, quindi grosso modo dalla fine della guerra fino agli anni 80, gli anni 90, ci sembravano andare bene semplicemente perché l'economia cresceva e il benessere si diffondeva, e quindi questo elemento di soddisfazione della popolazione si trasmettevano anche i partiti che organizzavano i governi, che allora erano al governo di questa situazione. Ma uno dovrebbe domandarsi se erano veramente quei partiti lì responsabili di quella situazione così favorevole, o non erano invece condizioni mondiali che consentivano a loro una situazione economico favorevole, tale per cui i partiti ideologici di massa ne gioivano o ne traevano un qualche tipo di vantaggio. Che le cose stiano in questo secondo modo, che credo la soddisfazione per i partiti ideologici di massa sia dovuto o alla persistenza di motivi ideologici, molti di noi, in convinzioni profonde, no, di natura politica, del tutto legittime, che adesso non si vedono più. Non si sa bene cos'è la destra, non si sa bene cos'è la sinistra, tutto sembra confuso, mentre allora sembrava abbastanza chiaro. No? O per questo, o per il motivo che io credo ancora più profondo, che è quello del benessere diffuso che avvenne in quella fase, no? Avvenne per caso, per una serie di decisioni prese a livello internazionale in cui al momento non entro, io credo che sia questo poi il motivo di fondo. E che sia così veramente lo siede dal fatto che i partiti ideologici di massa in realtà avevano cominciato ad operare, no, anche nel periodo precedente al periodo successivo, alla Seconda Guerra Mondiale, cioè tra la Prima Guerra Mondiale, anzitutto anche prima della Prima Guerra Mondiale, tra la fine del Novecento, tra la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento e poi il 45, voglio dire, e no, c'erano partiti ideologici di massa. E l'esito allora dal punto di vista, del benessere collettivo, del benessere dell'output, del sostenere un insieme di politiche economiche favorevoli ai figli e ai nipoti, le cose non andavano affatto così. Allora i partiti ideologici di massa furono insieme, operarono insieme a condizioni disastrose e non seppero resistere. Ci fu una crisi fortissima della democrazia. La crisi maggiore della democrazia venne vissuta proprio, grosso modo,
a partire dai primi del Novecento, con diciamo, gli elitisti che dissero che la democrazia comunque è una cosa che in ogni caso non funzionava e comandavano sempre gli stessi, no? E poi con i disastri successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco. Ora, la fase in cui viviamo oggi, no? Quella in cui i grandi partiti di massa ci sono ancora, ma devono combattere per conquistare il consenso in una società frammentata, volubile, individualistica, non organizzabile dal partito secondo semplici linee di appartenenza ideologica, è la fase che Bernard Manet chiama democrazia del pubblico, una fase in cui ci sono i media, e in particolare la televisione, i quali sono il principale mezzo di comunicazione tra chi compete per il consenso politico, no, e gli elettori, giustamente chiamati da Manet pubblico, esattamente come un attore si presenta davanti a un pubblico atomizzato, esterno, non si rivolge a quelli che hanno idee necessariamente vicine a nessuno. Richiede in realtà un consenso molto generale che spontaneamente, voglio dire, al momento, se sei davanti a un microfono o una telecamera, non sai chi ti ascolta, se sono dei compagni in una sezione o degli amici in un circolo democristiano o dei camerati in un circolo semifascista, vuol dire, non sai a chi ti rivolgi, che è invece il pubblico tipico di coloro che andavano a fare la loro propaganda in sezione. Tu ti rivolgi a un pubblico atomizzato e generico e cerchi di dire cose che vadano bene, tu pensi che possono andare bene, che possono attrarre l'attenzione, possono riscuotere il consenso di un pubblico di questo genere, un pubblico generico. Cioè è ovvio che il partito diventa tendenzialmente, come viene chiamato, un partito pigliatutto, voglio dire, un partito che anche tecnicamente, no, non si presenta già diviso in blocchi ideologici, è un partito da cui cerchi di ottenere consenso generalizzato, perché quel che ti interessa è avere un sacco di voti quando arriva il momento di arrivare alle elezioni. Questa è la situazione che allora, che adesso esiste, no? Un pubblico, dicevo, frammentato, atomizzato, che non è neanche, anche se si volesse, non è facile suddividere, diciamo, in segmenti o sezioni orientabili in maniera ideologica, perché hanno comuni interessi o hanno comuni visioni del mondo dovute alla loro posizione nel processo produttivo, dovute a circostanze che hanno a che fare con la loro istruzione, che hanno a che fare con la loro formazione professionale, con il loro mestiere, eccetera. Non è facile fare una cosa di questo genere, no? È una situazione, no, di maggiore istruzione, maggiore informazione degli elettori, che invita a superare, cioè non affrontabile dalla capillare organizzazione territoriale del partito di una volta, da una maggiore varietà di interessi e di orientamenti e di una loro maggiore mutevolezza, no? Vecchi radicamenti di massa ci sono ancora, regionali, religiosi, di classe, però si stanno affievolendo, no? Quelli sulla base dei quali vennero fondati grandi partiti di massa, no? Diciamo tra la fine dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, si affievoliscono. No? Ma scomparse, no? O minori, con minore credibilità, le grandi narrazioni ideologiche che consentirono di dare un senso di rivolgersi agli operai, invece che alcuni segmenti del ceto medio, voglio dire. No, non, queste grandi narrazioni, come vengono chiamate, quella, ovviamente quella marxista è la più nota, quella derivata dal marxismo è la più nota, ma diciamo, anche quelle diciamo, legate alla democrazia cristiana erano molto importanti, molto legate comunque alle condivisioni di idee religiose da parte di gran parte di coloro che la votavano. Questo, quindi, come conseguenza, il messaggio e la stessa organizzazione degli strumenti della politica, della propaganda, del partito, si adatta al mezzo, no? Per parlare al pubblico, a un pubblico di cui si ignorano gli orientamenti, occorrono venditori credibili che sappiano interpretare domande latenti e lanciare messaggi vincenti. Di qui viene anche la forte personalizzazione della leadership. Non è un caso che sia così. Che sia venuto Berlusconi non è un caso. No? E non è un caso ovviamente che sia venuto Renzi.
Allora, le differenze si possono fare su altri livelli, cioè grosso modo, ma ci ritorneremo per il problema dell'istruzione, della capacità di discriminazione da parte di un pubblico, cioè di essere più esigenti da parte di un pubblico, è una cosa importante sulla qualità della democrazia, no? E io stabilisco una netta differenza e anche una netta diversità rispetto alle interpretazioni di partiti puramente personali, no? Per cui, cioè, tra un partito che nasce sostanzialmente su basi populistiche, dal nulla, sulla base di messaggi diciamo impressionanti e impressionistici, ma non legate a nessuna tradizione precedente, e invece a un leader, no, il quale si rivolge sì in questo modo al suo pubblico, ma viene da una tradizione e dal radicamento all'interno di un grande partito del passato, di una grande corrente culturale. Cioè anche, diciamo, i grandi leader inglesi, da Tony Blair a David Cameron, eccetera, sono leader personali, nel senso, sono leader che fanno un grande affidamento, sono leader carismatici, no? Che fanno un grande affidamento alla loro presenza televisiva, che fanno un grande affidamento al tipo di messaggio che rivolgono al loro pubblico, che molto spesso, voglio dire, esiste ancora una struttura, ovviamente per sezione, una struttura di partito, ma fondamentalmente l'importanza è il messaggio che danno i media e che arriva direttamente a un pubblico e che è in grado di convincere anche elettori che in precedenza votavano un altro partito, un partito radicalmente diverso, a convincerli a votare invece loro. Anche loro sono leader che hanno le stesse caratteristiche, no, di un leader personale, ma sono radicati in una tradizione e in una cultura di partito. E questa, diciamo, è molto importante. Renzi, per esempio, è la grande differenza di Renzi, scusate un attimo, questo forse è ideologia mia, voglio dire, non, la grande differenza con Berlusconi è che Berlusconi esce dal nulla, o comunque è un personaggio che esce con alti mezzi, con grandissime capacità mediatiche, ma che viene fuori fondamentalmente per le ragioni che voi sapete per cui è venuto fuori. No, invece altri tipi di personaggi, adesso, per non parlare dell'Italia, pensiamo adesso a Cameron o a Sarkozy o altri personaggi che pure fanno uso degli stessi strumenti mediatici, che pure fanno uso di un appello, no, a un pubblico, cioè eppure sono contenti se degli ex socialisti li votano, d'accordo? Non rifiutano il voto, non gli fa schifo il voto di persone che prima votavano ideologicamente in un modo diverso, che avevano idee diverse, lo cercano per, sulla base di messaggi di convinzione anche extra ideologica, no, che loro sono in grado di mettere anche con la gradevolezza personale, anche con la capacità retorica, anche con la simpatia, anche con strumenti che non dovrebbero nulla avere a che fare con la ragionevolezza e la durezza del governare. Quindi questa è un po' la situazione in cui viviamo. La forte personalizzazione della leadership è una cosa che, no, è venuta per restare, temo. È venuta per restare perché si è frammentato, diciamo, si sono frammentate le grandi divisioni ideologiche e sociali del passato. Anche perché la gente, voglio dire, il livello, a noi non piacerà l'istruzione media che ha il cittadino italiano, ma non bisogna dimenticare chi erano, che allora nell'immediato dopoguerra, di questo dopoguerra, otteneva informazioni prevalentemente dalle sezioni o prevalentemente dal partito. Oggi la gente non ottiene informazioni prevalentemente dalle sezioni del partito, le ottiene dalla televisione, le ottiene da altri media, voglio dire, no? E mediamente il livello di istruzione ci può piacere poco, voglio dire, possiamo considerare un'istruzione molto pilotata dai, ma questo è un altro discorso che riprenderemo, però di fondo, no, siamo arrivati a questa situazione e in questa situazione la personalizzazione è necessaria. No, lo vedete, voglio dire. A me una personalizzazione che mantenga legami con le grandi, diciamo, con le grandi visioni del passato, no, è una personalizzazione che piace, è una personalizzazione che trovo necessaria e che trovo molto utile. Le personalizzazioni di cui sono più sospettoso sono quelle che vengono fuori out of nowhere, cioè vengono fuori dal, sembrano venire fuori dal nulla,
sembrano venire fuori grosso modo da puri movimenti populistici o da movimenti di insofferenza profonda per come vanno le cose, no? E si affidano a Mario il Mago, del famoso romanzo di Thomas Mann, si affidano a dei personaggi demagogico-carismatici, ma senza nessun radicamento nelle tradizioni di partito, che erano tradizioni che tenevano comunque conto della ragionevolezza e della difficoltà del governare, no? Del fatto che governare è un'attività difficile, che governare poi in vista degli interessi dei nostri figli e nipoti è ancora più difficile, e quindi non possono fare promesse troppo esorbitanti, no? Erano controllati da una visione, e dietro di questa visione anche di un insieme di competenze, c'è solo da sperare che ci siano, no? Che rendevano impossibile affermazioni puramente demagogiche. Chiedo scusa. Questo allora è un dato di fatto. Allora, se la personalizzazione della leadership conduca a una democrazia peggiore delle precedenti, io credo che sia una cosa tutto da vedere. Le precedenti non erano situazioni ideali, né sotto il profilo della partecipazione democratica, né sotto il profilo dell'ideale, né sotto il profilo del buon governo. Non erano cose ideali, tenetelo sempre in mente. La crisi è endemica alla democrazia, perché la democrazia è una cosa straordinariamente difficile. Quali sono gli ostacoli oggi a una democrazia di buona qualità, perché questa è la cosa che ci interessa. Quindi partiamo subito dal fatto che la democrazia è molto difficile e non bisogna avere aspirazioni esagerate nei confronti della democrazia. Molto spesso, voglio dire, nelle cose che voi leggete sui giornali, voglio dire, sulle varie critiche alla democrazia di oggi, è come se al di sotto di chi scrive, diciamo, ci fossero aspirazioni quasi impossibili da raggiungere. A me non dispiace che le persone abbiano altre aspirazioni, ciò che vogliono avvicinare il più possibile il governo ai singoli elettori, no? Che i singoli elettori abbiano qualcosa di più da dire, possono incidere maggiormente, perché la democrazia fondamentalmente è un fatto che è venuto non così spontaneamente, ma è venuto nel corso del tempo davanti, quando si sono abbattuti i re, i preti, le aristocrazie, eccetera, è l'ultima cosa che è venuta. Prima si sono abbattuti, diciamo, i pilastri dell'ancien regime, e poi la domanda è inevitabile: ammazzato Capeto, ammazzato il re, chi sostituisce il re? Laddove, diciamo, il potere, no, ormai era diffuso, l'uguaglianza di ogni singola persona era iscritta nei temi fondamentali della modernità, no? È ovvio che venisse la risposta a ogni singolo cittadino, anzi alla nazione, allora considerata olisticamente nell'insieme. Quindi era ovvio che si passasse a un qualche sistema di suffragio, all'inizio concesso in maniera molto restrittiva, perché si aveva paura naturalmente che i ricchi espropriassero i poveri. Voglio dire, se tu concedi il suffragio, il diritto di voto a una grande maggioranza delle persone, un suffragio universale, eccetera, no? Che sono mediamente molto poveri, voglio dire. La tentazione è che questi hanno in mano il potere legittimo, di questo dico. Qual è l'ostacolo che questi esproprino i ricchi? Espropriano i capitalisti, espropriano sostanzialmente, cioè sovvertano il sistema sociale sulla base del quale, diciamo, si erige lo Stato. No? E infatti, per via di questa paura, e lo vedete con estrema chiarezza nei Federalist Papers, lo vedete con estrema chiarezza in entrambe le due grandi rivoluzioni, sia quella americana sia quella francese, voglio dire, e lo vedete con estrema chiarezza nel corso di tutto l'Ottocento. Ha ricostruito Piero San Vallon, ha ricostruito meravigliosamente le esitazioni che ci sono state ad allargare il suffragio, ad abbattere l'obbligo di conoscenze linguistiche, ad abbattere l'obbligo di un minimo di peculio, perché uno pensava, voglio dire, se le persone hanno un po' di ricchezza, sono meno squinternate, voglio dire, non è che anarchicamente vogliono
espropriare tutto, voglio dire, ma ha messo un secolo questa cosa qui per avvenire, eh? È stata lunghissima il problema dell'estensione del suffragio. No, questa è un po' è stata la cosa del passato. Ebbene, ritorniamo alla nostra domanda di fondo, voglio dire, gli ostacoli oggi ad una democrazia di buona qualità. Vi dicevo solo che un afflato essenziale, diciamo, della democrazia è quindi l'aspirazione di eguaglianza, no? E questa, diciamo, c'è di nuovo un altro, c'è un bellissimo libro, questa volta di uno scienziato politico inglese, di un filosofo politico inglese, John Donne, no? Che fa vedere con estrema chiarezza, no? Come, diciamo, il pezzo fondamentale, il fascino eterno della democrazia è appunto la sua pretesa di uguaglianza, di dare uguale potere a tutti. Poi sappiamo che non ci sarà uguale potere per tutti. E gli elitisti, diciamo, gli scienziati politici dei decenni successivi, animosamente si affronteranno, ma fatemi piacere, il potere apparentemente di tutti, e poi i ricchi, i potenti riescono, coloro che hanno posizioni preminenti della società, riescono poi a fare in modo che il potere, diciamo, l'esercizio del potere da parte dei rappresentanti non vada mai contro gli interessi fondamentali del modo di produzione prevalente, no? Dei capitalisti e dell'economia di mercato. È vero, è perfettamente vero, però è quasi impossibile eliminare, senza perdere ogni significato, eliminare questo sogno. Il sogno della eguale influenza di tutti. Sappiamo che non è vero, sappiamo che non può realizzarsi, sappiamo solo che in momenti particolarmente fortunati e in popolazioni particolarmente civili e colte, no, questo sogno potrà in parte realizzarsi. E però, questo è un sogno permanente. Quel libro di Giordano è commovente, voglio dire, ma anche politologi, studiosi politici molto realisti, come Vanni Sartori, ad esempio, loro ti riconoscono subito che la democrazia, diciamo, vive sempre di due dimensioni. Uno, quello che effettivamente la democrazia è, no? Come effettivamente funzioni. E l'altro, quello che la democrazia dovrebbe, nelle aspirazioni popolari, nelle aspirazioni di tutti, essere. E i due pezzi, cioè, il pezzo sia realistico e il pezzo di sogno sono ugualmente veri entrambi e potenti entrambi. Non si può eliminare il pezzo ideale senza far scadere la democrazia, anche se sappiamo che mai si realizzerà pienamente. Ma questo dobbiamo saperlo. Allora, gli ostacoli. Sul piano dell'input, sul piano del sogno, sul piano dell'ideale, sul piano dell'uguaglianza di influenza politica, si presentano oggi in modo diverso, ma sono fondamentalmente quelli di un tempo e inevitabili. Quando dico di un tempo, io vado indietro a Pericle, no? Cioè sono sempre gli stessi, no? Che, diciamo, tutti avevano diritto di voto nell'agorà direttamente, cioè il governo era l'agorà, no? E poi alcuni personaggi, diciamo, che avevano delle deleghe specifiche, no? Però quelli che effettivamente facevano passare le loro intenzioni erano i grandi demagoghi, Alcibiade, no? O cose. E Alcibiade rimaneva al potere fino a quando dava buoni esiti, fino a quando riusciva a convincere il popolo, perché poi non veniva sbalzato dal potere e arrivavano i 30 tiranni, voglio dire questo è un difetto essenziale e antico che non ha neanche in particolare a che fare con la democrazia rappresentativa. È un difetto che avveniva anche nell'agorà, nella piazza pubblica, anche quando la democrazia era una democrazia di un piccolo paese, di una piccola città, e tutti, naturalmente tranne le donne, tranne gli schiavi, tranne i meteci, voglio dire, tranne una grande quantità, diciamo così, un 15% della popolazione ateniese, no, poteva partecipare al voto, ma anche quel 15% non contava uguale, contava molto di più Alcibiade o Pericle che non altri ateniesi normali, quindi persino lì. Quindi non pensiamo che la cosa, e quindi questo naturalmente pone una pietra tombale su Grillo e su usare internet allo scopo di aggregare il consenso popolare, no, questo funziona sempre, no? Questi c'erano allora, c'erano adesso, sono di sempre inevitabili.
l'influenza dominante di coloro che detengono maggior potere sociale e soprattutto potere economico, con accesso e potere di ricatto su chi detiene potere politico e potere di influenza sull'opinione pubblica. Come fa il potere economico? Questo lo sappiamo ormai da secoli, voglio dire, da secoli no, lo sappiamo da molti anni. L'influenza avviene in tre modi fondamentali, voglio dire. Uno è un'influenza diretta tramite contatti personali. Le famiglie, i figli, le persone che appartengono al ceto economico superiore hanno più facile accesso ai politici, voglio dire, diretto. Questa è una cosa. I loro figli si sposano tra di loro, voglio dire, questo avviene normalmente, fanno parte di un ceto dominante che è evidente, no? Potere economico. Avviene in quel modo lì, avviene attraverso l'accesso che il potere economico, i grandi capitalisti, hanno sui media, cioè sullo strumento fondamentale mediante il quale i politici si fanno la propaganda, mediante il quale i politici riescono a convincere i cittadini a votarli. E qui, c'è una lunghissima, sono state studiate in infinito dettaglio queste forme di influenza. E terzo e più subdolo, il potere avviene con un potere implicito di ricatto. Se voi votate l'altro, se voi votate quello che sostiene il partito dei poveri, noi vi freghiamo l'economia, noi vi facciamo mandar male l'economia. Cioè sostanzialmente, ma non è che venga detto così, avviene spontaneamente, non è una minaccia, nel senso i ricchi, quelli che hanno potere organizzativo, quelli che conoscono i modi per far funzionare le aziende, quelli che hanno contatti internazionali, eccetera, lasciano il paese o se ne vanno, o creano una situazione, e i politici, sapendo questo e sapendo che arriverebbe un disastro, no, si accontentano, accedono alle domande del potere politico. Come avvengono queste cose in un paese dove tutto ciò è trasparente in maniera molto, ed un paese tra l'altro palesemente classista come gli Stati Uniti, lì lo si vede con una chiarezza sublime, molto di più che in Italia c'è un gran casino e non si capisce quasi niente. L'influenza del potere economico sul potere politico non è così evidente, ma negli Stati Uniti è evidentissimo, ed avviene attraverso le campagne elettorali, voglio dire, e avviene attraverso il personale che viene selezionato per il governo. Chi sono questi? Sono persone competenti. Dove vai a pescare i competenti, quelli che sanno funzionare, sanno come farsi marciare un'economia capitalista, tra i capitalisti stessi naturalmente? Questa è la cosa che avviene, è difficilissimo che avvenga in maniera diversa. Allora quindi queste influenze avvengono così. Allora è inevitabile, no, che l'ideale, il sogno, l'uguaglianza di tutti, no, nell'influenza della cosa pubblica, sia soltanto un grande sogno, essenziale, il fascino della democrazia sarebbe del tutto perso, ma un grande sogno. Però questa influenza può essere riducibile e controllabile, mediante la legislazione, mediante la politica, mediante l'influenza contrastante dell'opinione pubblica, e si può andare molto avanti per questa strada. Per cui esistono democrazie in cui il sogno è meno falso che in altre democrazie, in cui l'ideale è più rispettato che in altre democrazie. Prendete ad esempio il funzionamento di alcune democrazie che sono il massimo della democraticità che si può avere oggi sulla faccia della terra, alcune democrazie nordiche, cioè avviene attraverso la formazione di un'opinione pubblica discriminante, razionale, che non vota, che è attenta alle sirene populistiche e demagogiche, no? Che ha accesso a strumenti di istruzione e a strumenti di informazione molto elevati, avviene attraverso giornali e media che sollecitano il potere critico. Non è impossibile, è una lotta di Sisifo. Tiri su il masso e poi a un certo punto ci sono tre piedi, il masso crolla giù. Cioè è una lotta di Sisifo, è una fatica di Sisifo. Ma è così, è tale la difficoltà della democrazia che è l'unica fatica in cui è degno imbarcarsi, combattere le forme più palesi e più mostruose di influenza dei poteri forti, come si chiamano, dei poteri economici, no, sulle decisioni che hanno a che fare, no, con lo Stato e soprattutto il benessere futuro dei nostri figli e nipoti. Questa è la via d'uscita. La stessa è, noi abbiamo parlato sul piano dell'ideale, sul piano dell'input, lo stesso è sul piano dell'output.
sul piano della qualità dei governi, sul piano del buon governo, sul piano di quel di Ambrogio Lorenzetti e del meraviglioso affresco del Palazzo Comunale di Siena, un paese dove non ci sono guerre, un paese dove c'è un relativo benessere, un paese dove ci sono sì differenze sociali, eccetera, però tutti sono più o meno contenti, no? Non ci sono malattie gravi, non ci sono. Senza, praticamente viene subito la cosa, ma scusa un attimo, se per fare buon governo occorrono qualità particolari, occorre lungimiranza, occorre scienza, occorre competenza, ma allora perché non facciamo il potere dei tecnici, il potere degli esperti, il potere dei sapienti, perché non facciamo una cosa di questo genere? Questo è un sogno ricorrente, da Platone in poi, voglio dire, un sogno ricorrente, ed è un sogno profondamente antidemocratico. Perché, a parte il fatto che non siamo mai sicuri del potere, dell'effettiva competenza di questi, no? Molto, molto semplicemente, perché questo contrasterebbe in maniera violenta con l'uguaglianza, col principio dell'ideale. L'ideale è che tutti devono contare in modo uguale. Chi sceglie i sapienti? Come sono selezionate i sapienti? Oggi ci sono anche molti ostacoli, anche molte, diciamo, esitazioni a creare dei piccoli circuiti, a creare delle agenzie o dei gruppi in cui, no, non eletti e non responsabili davanti al popolo, in cui ci sono dei particolari sapienti. La Banca d'Italia è una, ma ci sono dei casi nei quali la banca, tutte le banche centrali lo sono naturalmente, sono soltanto la Banca Italiana Europea, ma, no, ma agenzie specializzate ci sono ovunque e molto spesso prendono delle decisioni che incitano profondamente sul destino di un paese. Allora anche lì si tratta di ammettere quando questo è necessario, quando occorre veramente un contributo tecnico, ma tenerlo sotto controllo, sotto stretto controllo della politica. Le corti costituzionali sono un altro caso. Cioè uno deve, diciamo, bilanciare in maniera equilibrata e sapiente, no? Gli interventi dei sapienti, no? Gli interventi di coloro che conoscono le cose e che possono contribuire notevolmente al benessere futuro di una popolazione, perché non prendono decisioni azzardate, non prendono decisioni ideologiche, non prendono decisioni stupide, perché conoscono le cose, voglio dire. Però non puoi dare tutto il potere anche al massimo dei sapienti, non puoi dare tutto il potere a Mario Draghi. Questa è la cosa, voglio dire, questo contrasta con l'ABC della democrazia, soprattutto contrasta con il suo disegno centrale, cioè l'ambizione di eguaglianza. Tutti sono uguali, no? Davanti alla legge. E quindi non puoi fare un'operazione di questo genere qui. Quindi niente governo di competenze. E allora cosa facciamo? Niente di nuovo? Cioè il governo dei notabili l'abbiamo criticato, il governo dei partiti ideologici di massa l'abbiamo criticato, il governo il governo, diciamo, personale, voglio dire, il governo del leader, l'abbiamo criticato. Niente da fare? No, alcune cose le ho già dette che si possono fare. Hanno moltissimo a che fare attraverso la lenta evoluzione della qualità dell'opinione pubblica, dei giornali, no, della caccia agli scandali particolarmente vistosi che colpiscono in un paese. E queste cose possono fare. Può sembrare una soluzione non particolarmente, no, entusiasmante, però vi garantisco, se voi vivete in un paese come la Norvegia o in un paese come... voi vedete la differenza che fa. Via nel benessere dei cittadini, nella facilità che i cittadini hanno di rivolgersi al potere pubblico, di influire, si possono introdurre anche un insieme di strumenti che hanno a che fare con referenda e altre cose del genere, che temperino le elite dal fare combin tra di loro. Però questo è il tipo, voi direte, è una cosa molto pallidamente riformistica e molto poco entusiasmante per un ragazzo che si avvicina alla politica e che è nutrito di grandi ideali, è vero. Però c'è modo di soddisfare grandi ideali anche, diciamo, a lato della politica dei partiti e anche a lato della politica dei partiti per influire sulla politica dei partiti attraverso associazioni, attraverso petizioni, attraverso
no? La contropolitica, per dire, no? Come di nuovo la San Vallon, no? Si può, no? Ma è questa la via da seguire. Io credo, voglio dire, questa è la mia convinzione. Guardate, è una convinzione ideologica, eh? Non intendo dire, ha a che fare con i miei valori di grande paura, no? Nei confronti di movimenti troppo bruschi, cioè la paura che come si è andati avanti, e si è andati avanti enormemente in questo dopoguerra, nel benessere e nella libertà, altrettanto facilmente si può tornare indietro se si fanno delle scelte sbagliate, no? Se si lascia il potere ai demagoghi, eccetera. Il vero problema grosso, e il problema più grosso, per il quale io francamente non ho soluzione, ho soluzioni ancora più deboli che questa, sia pure lenta, che ho appena indicato, è un altro grande difetto che la politica ha sempre avuto, guardate, non soltanto la politica di adesso. Ed è questo, la politica si può fare in comunità, no? Che siano unificate da uno stesso comando territoriale negli stati nazionali. Comunque in comunità che abbiano un insieme di ragioni di stare insieme, profondamente condivise, e nelle quali c'è un governo che si estende all'intera collettività, cioè negli stati nazionali. Ora noi ci rendiamo conto che il 60-70% delle cose che non ci vanno bene hanno a che fare con decisioni, no, che con i poteri dei governi che abbiamo non hanno nulla a che fare, ai quali i governi che noi abbiamo sono soggetti, perché sono poteri di altri soggetti. Alcuni addirittura sono poteri delle multinazionali, comunque poteri, diciamo, del capitalismo internazionale in una fase in cui, diciamo, il mondo è diventato un villaggio globale, ma un villaggio globale non guidato da un governo globale, un villaggio globale guidato dai movimenti anarchici e sicuramente non democratici dei flussi finanziari e dei flussi economici che circolano a questo livello. No, non soltanto delle mitiche multinazionali, ma di tutti. Guardate, quello che ci rovina non sono i multinazionali, è che se facciamo una cosa sbagliata, noi in Italia adesso, il grosso dei nostri risparmiatori, che tiene i soldi in titoli di Stato, li cambia e va su titoli di Stato di altri paesi o su azioni di altre società. D'accordo? E questo distrugge tutto. Questo crea una situazione di disoccupazione drammatica. Quindi non sono gli gnomi di Zurigo, come si diceva ai tempi nostri, caro, che dominano la situazione. Noi siamo i nostri gnomi di Zurigo, perché i pochi quattrini liquidi che noi abbiamo li teniamo all'interno di fondi di investimento che ovviamente sono gestiti da persone che sono capaci di gestirli e le gestiscono col massimo rendimento che noi possiamo avere e quindi li gestiscono alla luce di possibili spostamenti di questi fondi, no, su istituzioni, su fondi che danno maggior reddito. Noi vorremmo così. Le nostre magre future pensioni integrative o i soldi a cui ci affidiamo per la vecchiaia o che vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli, mica li lasciamo in Italia per ragioni patriottiche. Li mettiamo su fondi di investimento e basta questi spostamenti. Non dovete pensare a delle persone con le zanne o con la tuba e con lo stifelius, i capitalisti come li disegnava un grande disegnatore socialista di tempi andati, Scalarini. Non sono questi. Siamo noi stessi in un contesto internazionale. Cosa vogliamo fare? Toglierci completamente dal contesto internazionale, diventare un paese, no, totalmente chiuso all'esterno, a parte il fatto che oggi non potremmo senza un disastro inimmaginabile, ma se siamo all'interno, il calo nel livello di reddito e di benessere che noi avremo sarebbe mostruoso, no? E anche la possibilità di guerre e di conflitti sarebbe molto, molto maggiore. E quindi, grosso modo, queste sono le cose che noi dobbiamo pensare. Ma tenete presente, questa cosa è diventata palese adesso, per via proprio della globalizzazione. Adesso è evidente che il mondo si avvia a un unico grande mercato sovranazionale, internazionale. Sta diventando come il sogno di Karl Marx, solo che a differenza del sogno di Karl Marx, in cui oltre che il capitale, Carlo Marx sarebbe contentissimo di vedere la situazione da adesso, finalmente via dall'idiozia rurale, via dalle singole nazioni, da questi fetici,
il capitale ha vinto su scala mondiale, benissimo, ma lui pensava anche che se il capitale vinceva su scala mondiale, anche il proletariato, cioè i becchini del capitale, gli affossatori del capitale, avrebbe vinto su scala internazionale. Oggi chi pensa a cose del genere, sono rimasti alcuni signori, alcuni veri italiani, perché conto negri, ad esempio, Hart e Negri, vuol dire che pensa una cosa del genere. Non sta avvenendo così. Gli affossatori non crescono con la stessa grandezza, intensità, vigore, eccetera, che non il capitale stesso. Quindi oggi siamo impressionati da questo, però tenete presente che anche in passato, anche ai tempi, fai conto tra le due guerre, no? Quando diciamo la globalizzazione adesso è massima, ma tenete presente che grosso modo al tempo dell'egemonia britannica era molto grande e c'è un sistema mondiale di moneta, il gold standard, a cui ci si affidava, e un centro egemone dello standard, che era la Gran Bretagna, che era Londra di nuovo, no? E anche allora esistevano problemi di questo genere. Cioè un paese anche allora ci pensava bene prima di prendere certe misure di nazionalizzazione, cose del genere, perché sapeva che la vendetta del mercato sarebbe arrivata molto rapidamente. Un grandissimo, meraviglioso libro, La grande trasformazione di Carpolani, uno dei libri più belli che siano mai stati scritti, fa vedere come la situazione ai tempi del gold standard assomiglia molto alla situazione del gold exchange standard prima, ma più che il gold exchange standard alla situazione di oggi, all'associazione della libera circolazione dei capitali. Quindi anche allora i vincoli, da cosa non era, da noi sembra più ossessiva la cosa, perché oltre al grande capitale internazionale noi abbiamo un trasmettitore degli impulsi del grande capitale internazionale che è particolarmente meticoloso, petulante e sciocco, ed è l'Unione Europea nella forma dell'Unione Monetaria, Economica e Monetaria Europea, la quale aggiunge alle influenze del contesto internazionale, aggiunge delle altre regole ancora più precise, eccetera. Però anche lì, tenete presente, aggiunge, no? Ma non è questa la causa. La causa è che, cosa vogliamo fare in proposito. E quindi anche lì abbiamo delle possibilità di rilassare un poco questa incisiva, no? Troppo ossessiva, ossessione liberale da parte dell'Unione Europea e nella versione tedesca dell'Unione Europea, possiamo smollarle, è possibile farlo. Non, però anche lì, non fino al punto di dire alla Germania per piacere dacci i soldi gratis, no, facciamo gli eurobond. Eurobond vuol dire che i tedeschi ci mettono i soldi, e il timore dei tedeschi è che gli italiani o i greci spendano, voglio dire, come i sudati soldi dei rigorosi, precisi, moderati risparmiatori tedeschi, li diamo in mano agli italiani e ai greci. È ovvio che gli eurobond non si faranno mai, però altre cose che non sono gli eurobond e che non confliggono col grado di percezione unitaria, nazionale, che hanno i vari popoli europei, si possono fare. E di nuovo anche qui la via è molto lunga. Scusate se l'immagine che vi ho dato è un'immagine di fatica, lunghezza, eccetera, ma la democrazia è veramente faticosa e non bisogna cadere preda dei demagoghi puri. Un po' di demagogia e di populismo fa bene se viene da grandi partiti, se no molto meno bene. Grazie. Grazie a Michele Salvati, che comunque assieme al pessimismo ci ha offerto il sogno della democrazia. Vi ricordo che comincia subito, tra qualche minuto, l'exo di Patrick O'Brien sulla rivoluzione industriale britannica e quello che segue, e se avete bisogno della traduzione simultanea di prenderla al solito posto. Ringrazio di nuovo Michele Salvati.